mi diceva sempre: quando un giorno questa terra sarà tua, ricordati che anche tu sarai suo. Bevuta nell'ultimo giorno di battaglia. Buonasera, mi chiamo Stucchi, sono della questura di Treviso. È il tuo primo morto questo, vero? Movente? Mi sembra suicidio. Era vecchio, senza figli, sarà stato depresso. Ma quale depressione? Tu non hai idea del vino che faceva. Gente seria, Stucchi. Gente così non si suicida. E come mai hai deciso di venire fin qui? Per l'eredità. Perché? Lei cosa avrebbe fatto? Tu hai visto figura di note, figura nera, aveva bel culo. Ma bel culo di donna o di uomo? Sono Landru, l'ispettore. C'è un altro morto. Il conte era un uomo meraviglioso. E poi gli piaceva che la gente avesse paura di lui anche da morto. Cosa c'è? Ruggine. La faccio uno spritz, eh? A quest'ora. Offro io, dai. Allora sì. Parliamo di attori italiani. Lo sapete quali sono i più conosciuti all'estero? Sono di più e più famosi di quello che pensate. Ad esempio c'è Lorenzo Richemi, che abbiamo visto esordire in Il pranzo della domenica, fino ad essere protagonista di Marco Polo, serie TV americana targata Netflix, che l'ha fatto conoscere in tutto il mondo. Poi c'è Caterina Murino, che ha partecipato a produzioni sia francesi che italiane, fino alla svolta nel 2006, quando è stata Bond Girl in Casino Royale. È molto richiesta anche dal mondo delle serie TV e ora debutterà anche in Deep. Poi c'è Giacomo Giagnotti, che è nato a Roma, si è trasferito in Canada molto presto, recitato nel film Race, Il colore della vittoria, e in serie TV come Beauty and the Beast e Rain, prima di vestire i panni del dottor Andrew De Luca in Grey's Anatomy. Marta Gastini, l'avete mai sentita nominare? Lei aveva solo 20 anni quando è arrivata a Hollywood per fare da comparsa nel film Il Rito, film con Anthony Hopkins. Solo un anno dopo entrava nel cast della serie TV I Borgia, una coproduzione internazionale di grande successo. E per finire vi cito Fortunato Cerlino, che dopo anni di carriera in Italia e ruoli importanti come quello di Pietro Savastano in Gomorra, è approdato nella terza stagione della serie TV Hannibal, riscontrando un discreto successo come ispettore Rinaldo Pazzi. Recentemente l'abbiamo visto anche nei I Medici e nel film Inferno di Ron Howard. Che ne pensate? Li conoscevate già, questi attori italiani esportati all'estero? Fatemi sapere e come sempre io vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche per vedere tutti i video appena sono online. Ciao a tutti!